La campanella della scuola tornerà a suonare il 14 settembre anche in Abruzzo, in linea con quanto previsto a livello nazionale, ma forti dubbi sulle linee guida nazionali vengono sollevati dai presidenti delle quattro province. I tempi per adeguare gli edifici sono troppo stretti, gli interventi non sono agevoli, le risorse sono insufficienti e rischiano di compromettere l'attuazione dei protocolli. In 60 giorni dunque l'obiettivo di far tornare a scuola i ragazzi diventa un'impresa. Mario Pupillo, presidente della provincia di Chieti. Andiamo incontro al mese di agosto, dove i fornitori, le aziende, le imprese tradizionalmente chiudono, riducono l'attività, ma soprattutto c'è anche la necessità di dover programmare questi interventi in maniera tale che poi debbano essere inviati al Ministero e il Ministero ci debba poi autorizzare. Quindi non possiamo scaglionare, ma dobbiamo attendere questa verifica. Questo ci fa perdere ancora del tempo prezioso in relazione al fatto che alcune scuole non hanno bisogno di grandi interventi, ma ci sono altre realtà che sono complesse, complicate, che hanno bisogno anche di aule all'esterno delle strutture attuali, perché alcune scuole vivono un aumento di iscrizione e altre un po' meno. E poi ci sono per esempio la situazione del conflitto di Villa Santa Maria, che è drammatica, e questo può veramente nuocere alle iscrizioni. Quindi quello che noi chiediamo, e non è solo un grido d'allarme dell'Abruzzo, delle province abruzzesi, ma in generale, è che il governo faccia una riflessione anche sulla tempistica o sulla velocità con cui ci deve autorizzare questi lavori. Tutto questo mentre la soluzione alternativa di occupare altre sedi ed altri edifici per le lezioni, vedi le parrocchie, non è praticabile. Gli unici spazi sono quelli delle scuole. Possibilità veramente non percorribili, sia perché queste risorse che ci sono state assegnate non possono essere spese per l'acquisto o l'affitto di strutture che non sono di nostra proprietà. Quindi noi questi soldi li dobbiamo spendere solo sulle nostre proprietà scolastiche. Il resto dobbiamo trovare dei fondi particolari. Ma ecco, uscire da una scuola e trovare degli spazi adiacenti è molto difficile. Tecnicamente è complicato, e poi tutte le norme antincendio, le norme per la sicurezza. Quindi questa situazione è difficile da leggere. Quello che non vogliamo è che poi, arrivate a settembre, la responsabilità è dei presidenti di provincia o dei sindaci.